Dopo aver fermato la capolista 7 giorni fa, a Viviani scende il Manfredonia per confermarsi e per cercare una maggiore tranquillità in classifica. 18 minuti nel corso del primo tempo, Lolaico palla al piede, cerca la profondità, c'è Palumbo, non c'è nessuno vicino al centravanti rossoblù. Poi ancora un colpo di testa di Posillipo, basso, riceve il cross in area di rigore, la respinta di Vergori. Poi è Vaccaro a cercare Catanese, si accentra il centrocampista rossoblù, la sciabolata di sinistro, il pallone che colpisce il palo esterno alla destra di Addario, ancora un lancio in avanti, la spizzicata per Di Senso, la conclusione corta, pronto ancora l'estremo difensore Dauno, il Potenza spinge sull'acceleratore alla ricerca del gol, ma c'è la risposta del Manfredonia. Colombaretti sull'auto di sinistro a cercare De Vita, lo affronta basso, serie di finte, cerca di trovare lo spiraglio per tirare in porta, poi col destro la conclusione, la respinta di Patania e la risposta ancora del Manfredonia. Ma adesso c'è un erroraccio di Viola che facilita alla conclusione, Molenda sbaglia a tu per tu con Patania, occasionissima per la formazione di Vadacca che sfiora il gol del vantaggio. Risposta ancora rossoblù con il lancio di Viola per Palumbo, colpo di testa sul primo palo, ben piazzato ancora da Dario. È una partita vincente, divertente da vedere, e il primo tempo si conclude con la formazione rossoblù che spinge ancora in avanti, un'azione che riparte ancora dal cerchio del centrocampo, Viola, l'apertura in avanti, c'è Di Senso, il cross che attraversa tutto lo specchio della porta, non arriva in tempo Palumbo per il tap-in vincente. Secondo tempo, nessuna sostituzione operata dai due tecnici, ma è il Potenza a rendersi subito minaccioso. Azione elaborata al limite dell'area, Vaccaro, l'imbucata per Palumbo, il pallone sul destro, la conclusione ancora a Dario in calcio d'angolo, è azione pericolosa dei rossoblù. Prima sostituzione in casa pugliese, fuori De Rita, dentro Coccia con il numero 14. Stesso cliché dell'azione precedente, Lauria per basso, cerca lo spiraglio per il tiro, la conclusione respinta ancora dalla difesa del Manfredonia, ancora basso il tiro, la traversa piena, capovolgimento di fronte, Molenda lancia De Vita, entra in area di fronte a Patania, conclusione, la risposta dell'estremo difensore Potentino, e il Potenza sostituisce Lauria con Sigignano, mentre Vadacca manda in campo Claudio Gentile al posto di Todaro. Minuto 73, il nuovo entrato Sigignano, in avanti la spizzicata di Palumbo, Di Senso, sombrero, pallone che termina in rete, Potenza in vantaggio, esplode il Viviani per il terzo gol stagionale di Pierpaolo Di Senso, ultima azione della partita, manca pochissimo al termine, azione in velocità, Coccia si propone, gran galoppata sul settore sinistro del campo, cerca ancora la possibilità di crossare, effetto il cross, De Rita sbaglia incredibilmente il pallone del pareggio, azione sciupata da parte dei biancazzurri di Vadacca. Termina la gara con il Potenza che mette in ghiaccio 3 punti e il Manfredonia che lascia il Viviani a testa alta.